Matti Costruzioni, dal 1958 immobili di pregio in Oltrepò a Pavese e nella Riviera Ligure. Come le nuove ed eleganti palazzine con finiture prestigiose e personalizzabili. Le ville singole e bifamiliari con impianto termico all'avanguardia. La prestigiosa Villa Manila a pochi metri dal mare di Varazze. Costruzione in zone centrali e residenziali di pregio, ampio capitolato, massima efficienza energetica ed assistenza del cliente a 360 gradi. Contattaci, ti aspettiamo a Voghera in via Meucci 5. Buongiorno a tutti gli amici di Occhio Pavese. Insomma, la grande novità di quest'anno rispetto alla fiera dello scorso anno è che sono tornati gli stand. Quindi, ancora una volta, la fiera dell'ascensione dà spazio alle attività commerciali e alle attività locali. E noi non potevamo non approfittarne. Infatti, io non vedo l'ora di andare a fare due chiacchiere con tutti loro per farci raccontare che cosa stanno facendo, come sta andando questa Ascensia 2017. Venite con noi. E siamo con Sidan che ha qui davanti un sacco di ingredienti che servono per. Tacos, burritos, papa messicana. Quindi insomma la cultura messicana invade l'Asensia. E anche la spagnola. E anche quella spagnola, quindi tutto il mondo latino. Siamo in Voghera per la prima volta, la novità nella fiera di Voghera, e speriamo bene. Senti, ma invece qualcosa di vogherese tu l'hai assaggiato? Non ho avuto ancora il tempo. Non hai avuto il tempo. Allora, promessa prima di andare via questa sera, un assaggio di risotto con i peperoni. Perfetto, ci Okay. sta. Bene, bene, ok, l'abbiamo convinto. E siamo con Cinzia, padrona di casa del ristorante Al Volo, che ha esordito per il primo anno alla Fiera dell'Ascensione. Com'è andata? Direi benissimo, è stata la nostra prima esperienza, per noi è stata una vetrina, la nostra vetrina proprio per pubblicizzare il nostro nuovo ristorante e vi invito tutti, veniteci a trovare dentro l'aeroporto di Rivanazzano Terme, sia per un menù fisso 10,90 che insomma menù alla carta, le nostre specialità sono anche tanto il pesce. Anche perché lo slogan che loro hanno comunicato a tutti i vogheresi era quello di lasciarsi tentare da un risotto diverso ogni mezz'ora, così. Sì, infatti è stata un po' la curiosità, no? La curiosità della fiera, dell'ascensione. E quindi ogni mezz'ora un risotto diverso, dal risotto classico vogherese con i peperoni, con i funghi, con la salsiccia e buonarda. Ci sono i ragazzi dello stand della cucina messicana e spagnola a cui ho suggerito di venire a mangiarsi un bel risotto con i peperoni qua. Bene, e viceversa poi andrò a trovare loro. Esatto, facciamo uno scambio culturale. Volentieri. E siamo con Marian nello stand dedicato a quella che è la città gemellata con Voghera, ovvero Manosque. Bonjour. Sì, buongiorno. Come sta andando? How is it going here? We come from southeast of France, in the Provence, and we represent the city of Manosque. Ovviamente arrivano dalla Provenza e stanno presentando la città di Manosque, che è la città gemellata con Voghera. Sì. So, what people said about Manosque? What the people from Voghera said about Manosque and what they want to know about Manosque? Yes, but I'm very surprising because people of Voghera know very well Manosque and speaks in French, a little bit French Okay. and Italian. And sometimes English too. It's a surprise for you? Yes, very. I'm very surprised because I work around the city and I met people and I remark that people speak in French because the association Voghera Manos exists for a long time. Yeah. Yes. And we are arriving in this association a couple of months ago, Yeah. but the old people Yeah. Has been worked with the chair, about the chair, sorry. Ha detto che è rimasta molto sorpresa dal fatto che i vogheresi conoscano così bene la Provenza, Manosque, il francese. Probabilmente ha detto perché questa associazione tra Manosque e Voghera dura veramente da tantissimi anni e quindi ovviamente questo ha portato i vogheresi a conoscere meglio la città. Have you ever been in Voghera before? No, it's the first time I go there. What do you think about Voghera? I like Voghera. Yeah? Yes, I was very people are very sympathetic and
and I've already repaired about restaurant and gelati artisanale. Yeah, see, okay. And I met and discussed with a lot of people, and it was very, very sympathetic. Yes. Insomma, Voghera l'ha conosciuta da poco, nel senso che non era mai stata prima di questa Sensia. Ha apprezzato molto i vogheresi, ha apprezzato i ristoranti, ha apprezzato il gelato artigianale che è così amato da Voghera, e le persone appunto molto simpatiche, esattamente come lei. Grazie mille. Yes, and one of women of this association in Voghera, we visited with her the Chartreuse de Pavi. Yeah. And it was amazing because the sculpture are like in India. Do you know India? India, yeah. Yes, in India. In India, a temple are very, very curved, very curved, very curved, little precising details. And in the Chartreuse of Pavia, it was the same. The facade was very sculpted with a little petit details. Amazing, it's very beautiful, it was very beautiful. Non soltanto Voghera, sono state in questi giorni anche a Pavia e addirittura hanno paragonato l'arte pavese a quella dei templi indiani. Hanno apprezzato la particolarità e le caratteristiche, insomma i dettagli delle sculture e delle opere che sono presenti ovviamente a Pavia, tra cui anche insomma il Duomo e la Cattedrale. Grazie. Grazie mille. La titolare nonché insegnante della Silvio Oddi Academy, ovvero Margherita Roda, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, lo spettacolo è finito, il pubblico se ne sta andando, ma ha apprezzato molto, devo dire. Cosa ne pensa lei? Lo spero, questo lo spero veramente, ma l'importante è soprattutto per i ragazzi, per i bambini che si impegnano sempre così tanto. È una fiera, quindi c'è tanto via vai, però non mi aspettavo onestamente, con tutto questo caldo, di vedere così tanta gente oggi. Sinceramente avevo paura che non ce ne fosse così tanta. Grazie. E invece insomma il pubblico è arrivato numeroso ed apprezzato, e a proposito di bambini ne abbiamo qua uno un po' cresciutello che oggi ha ricevuto insomma una sua ufficiale benedizione. Assolutamente sì, Marco finalmente entra in accademia, come è successo per altri miei allievi e come succederà per altri nostri allievi, perché come ripeto noi siamo solo un mezzo per dare la possibilità a questi ragazzi che hanno la loro passione, in questo caso la danza, di aiutarli a spiccare il volo. Quindi è giusto che noi insegnanti non teniamo gli allievi bravi. Marco noi lo conosciamo bene perché ha partecipato a Bulli e Pupe's Got Talent, ha vinto il premio della critica, e oggi sentirti e vederti festeggiato prima di un traguardo così importante, cosa si prova? Oddio, tante cose, perché da una parte c'è la felicità di aver raggiunto il traguardo e che questo traguardo venga riconosciuto, comunque c'è il sentimento dell'essere un po' l'esempio, perché comunque come l'ho potuto fare io possono farlo gli altri, e c'è anche la tristezza perché comunque uno spettacolo con i miei compagni e con lei sono veramente unici, sono cose fantastiche e è tutto un po' sull'assurdo, e quindi è comunque un forte sentimento sia positivo sia un po' negativo. Sono orgogliosa di tutti, per ultimo di lui, e spero ce ne siano altri, perché vuol dire che insomma la passione cresce, e ripeto, da mamma per mia figlia che non fa danza, fa calcio, spero anche per lei che un giorno sia così. E come ogni anno abbiamo il piacere di ospitare direttamente dall'Argentina, il nome lo lascio dire a lui. Daniel, no, prima mi ha detto uno lunghissimo. Tanto a veces anche dobbiamo dire qualche José Pedro Antonio Ramírez de Mendoza Macarena y Olivares. Questo mi aveva detto, questo avevo un po' paura. Allora, quali sono i prodotti dell'anno? Bene, continuiamo qui con le palline clic-clac come tutti gli anni, però diciamo questo sarebbe il vecchio, però quest'anno è venuto fuori lo spinner, sai che è un giochino... Come funziona? La moda in tutta Europa, direi in tutto il mondo.
è veramente un giochino così, un divertimento. Cos'è che piace di questo giochino secondo te? Ma veramente io non so cosa piace, però vedo che tutti giocano con questi, con questo giochino. Io mi sono inventato, dico, ma per che cosa serve? Io dico, c'hai la pressione alta, ti abbassa la pressione. Ecco. Ma anche cioè, qualsiasi cosa, insomma, anche in Argentina è così diffuso. Ma veramente, stava leggendo anche in Messico, in tutto il mondo, in tutta Europa, in Sud America, in Argentina, e anche in Colombia, e stava leggendo proprio... E questo giochino come piace in tutto il mondo, no? Voglio salutare a tutti gli argentini che vivono a Voghera, anche agli italiani e anche agli argentini che guardano Occhio Pavese dall'Argentina. Sì. Direttamente da Mornico Losana siamo con il signor Cesare della fattoria La Robinia, giusto? Esatto. Buongiorno. Buongiorno a voi. E so che è accompagnato da un prodotto molto particolare, sono curioso. Per lo trepò, qui è un prodotto un po' così originale, lo coltivo da circa 7 anni, ho fatto una scelta piuttosto così inizialmente un po' avventata, perché non abbiamo una tradizione e una cultura di coltivazione dello zafferano, però mi sta dando delle soddisfazioni importanti. Ecco. Ecco, quali sono le caratteristiche dello zafferano? Intanto è la spezia al mondo che ha più proprietà a livello anche curativo, oltre ad essere buono, si usa in cucina, si usa anche a livello industriale come per tingere tessuti, ma soprattutto poi a livello gastronomico. Ecco. Qua viviamo nella zona dove il risotto milanese è il piatto, diciamo, per eccellenza del territorio, ecco. Risotto con gli ossi buchi. Ecco. E lo zafferano entra non solo nei risotti, ma anche in tante altre portate, da antipasti, dolci, mi viene in mente una mousse al cioccolato, lamelle di cipolla impanate allo zafferano, si può utilizzare. Io sto cercando, infatti, uno di quelle, dei miei diciamo obiettivi è quello di uscire dal confine del risotto, cioè proporre lo zafferano anche in altre versioni. E siamo con Patrizia nello stand di un marchio storico, davvero Bertovello. Buongiorno Patrizia, come sta andando? Abbastanza bene, dai, non possiamo lamentarci. Finalmente la Bertovello ha fatto questo stand dopo tanti anni e vogliamo dire che siamo ancora qua a Voghera. E ci siamo. Quanto è importante sottolineare il fatto che le origini sono queste? È molto importante, anche perché insomma tanta gente ci domanda, ma ci siete ancora? È da un po' che non vi vediamo in giro. Beh, noi l'abbiamo fatto proprio per quello, per dire a queste persone che noi ci siamo e venite da trovarci, insomma. E siamo con il signor Enzo di Magrotti Salumi, direttamente da Montesegale. È una fiera molto sentita e quindi i prodotti dell'Oltrepò Pavese, insomma, sono di largo consumo. Poi pane e salame conquista tutti, voglio dire. Certo, è il micone. È il micone. È il micone, che è un classico della provincia di Pavia.